Sicuramente molti di voi, almeno una volta nella vita, si saranno chiesti se gli zombie esistono. Ebbene, la risposta è sì. O meglio, non esistono gli zombie mangiacervello a cui siamo abituati. Ma tuttavia, in natura, il fenomeno della zombificazione è ben presente e reso possibile da più di un organismo. Nel video di oggi affronteremo il caso dello spinocorde stellini, il verme parassita in grado di rendere zombie gli insetti. Spinocorde stellini è un verme ematomorfo che vive in acqua una parte della propria vita. Il ciclo vitale del nostro piccolo amico inizia nell'acqua all'interno di un lungo filamento composto da singole uova, ognuna delle quali darà origine ad una larva. Qui abbiamo una prima anomalia riguardante questo organismo. Le larve ondulate, per poter proseguire il loro ciclo vitale, devono essere mangiate da un ospite intermedio, rappresentato dalle larve di efemenottero, frequenti abitanti dei luoghi acquatici. Una volta all'interno del loro ospite, le larve dello Spinocordes non verranno digerite, in quanto si faranno strada scavando nella carne dell'ospite sfruttando una sporgenza retrattile appuntita per poi entrare in uno stato di attesa. Di che cosa? Vi chiederete voi. Di un appartenente della famiglia delle tettigonide, di cui fanno parte grilli e cavallette, suoi ospiti definitivi, e saranno proprio loro a essere zombificati. La larva di Spinocordes rimarrà in quiescenza nell'efemenottero e il suo stato di attesa si protrarrà fino a completa maturazione dell'ospite, in quanto sarà proprio quest'ultima a permettere la transizione alla terraferma, dove avverrà il passaggio all'ospite definitivo. Come avviene il passaggio? Esatto, l'efemenottero larvato verrà mangiato a sua volta da un ignaro grillo in cerca di uno spuntino. Decisamente una pessima idea. Infatti, è a questo punto che la larva di Spinocordes inizierà a divorare gli strati lipidici dell'ospite dall'interno per non una, non due, ma ben 4 settimane. Penserete adesso che questo uccida il grillo, ma non è così. Lo Spinocordes non uccide il suo ospite, ma ne assume il controllo perché, essendo un verme acquatico, ha bisogno di tornare in acqua. Lo Spinocordes adulto inizierà infatti a mettere in circolo delle sostanze neurostimolatrici che spingeranno il grillo a vagare senza una meta precisa finché questo non verrà a trovarsi in prossimità di una fonte d'acqua. Ed è una volta raggiunta l'acqua che accade la magia. Il verme fuoriesce dall'ospite, spinto da quest'ultimo al suicidio, ritornando al suo ambiente naturale. Pensate un po', un verme che vive in acqua, che cresce sulla terraferma cibandosi delle carni di un ospite del quale prende il controllo per poi uscirne all'improvviso e lasciarlo esanime. Mi ricorda la trama di un film, ma non ricordo quale. Tranquilli, non è in grado di parassitare l'uomo. Potete farvi tranquillamente il bagno dove volete, o forse no.